Ciao e benvenuto a Ain't Talking About Love. Sono accordato in mi bemolle a 440 Hz. Partendo dal mi cantino, le note sono mi bemolle, si bemolle, sol bemolle, re bemolle, la bemolle e mi bemolle. Sia al master che all'RLS questo brano è considerato lo studio principe per lo sviluppo del palm muting, perché ti troverai a svilupparlo su sei corde e quindi con il lato karate della mano destra dovrai dosare in maniera diversa a seconda della corda sulla quale opererai. Cos'è il palm muting? È un modo di suonare della mano destra che toglie il suono iniziale per sostituirlo con una percussione e tiene una leggera intonazione di sottofondo. Pou. Per fare un buon palm muting in questo intro, essendo le corde di spessore differente, il mi cantino ha bisogno di meno ciccia e il mi basso ha bisogno di più ciccia. In questo modo, come vedi, sulle corde gravi ci si sposta un pochettino più a destra e sulle corde più acute si sta un pochettino più vicino alla selletta. La pennata corretta è questa. È altresì importante utilizzare un plettro medio, soprattutto se rovinato, per far sentire di più il zoom zoom. Se io colpissi parallelo le corde, perderei il gain, guarda. E quando vai sulle corde più acute, devi entrare dentro e scavare per far sentire il creak del plettro. Per esserti d'aiuto nel comprendere quanto un plettro faccia la differenza, ti paragono due plettri, per me molto validi, e sentirai un suono completamente differente. Inizio con un plettro che credo sia pro velocità, questo perché c'ha una goccia molto favorevole e è un materiale particolarmente scivoloso. In più, essendo molto largo, è un 3 mm, ti fa galleggiare in punta similmente ad un plettro molto famoso per la tecnica che si chiama Stylus Peak. Ascolta il riff iniziale con questo plettro. Adesso uso il plettro Van Allen rovinato e uso la tecnica proprio per enfatizzare la sua rovinatura. Ti rendi conto della differenza? Quando hai a che fare con la distorsione, se vuoi un suono grosso e grasso, devi ridurre la sezione del plettro. Però ad un certo punto, quando aumenti la sua sezione, soprattutto se sei pro tecnica, incontri un punto nel quale devi prendere le decisioni se vuoi essere per il suono o per la velocità. Parere strettamente personale, scegli sempre per il suono.